E se vai fuori con il rap, con il beat, il vinile per l'MC, il suo CD, le sue rime, il suo stile. Se vai fissa per la scena con le date, le uscite, le rime improvvisate, le tue strofe preferite. Se vai fissa con le news, con i suoni da sentire. Se sbatti per capire, con la fotta di scoprire. Se vai fuori per il live, per lo show, sintonizzati sul 9 e DJ TV Marco Mix con The Flow. The Flow, The Flow. Lascia stare tutto il resto, adesso tocca The Flow, The Flow, The Flow. Cosa suona nella street, frate spacca il beat. The Flow, The Flow. Se ci segui dal vivo col tuo artista preferito è The Flow, The Flow. Cambia stato mentale, non cambiare canale. I'm in love with the coco. Benvenuti a una nuova puntata di The Flow. Un saluto da Marco Mix Mix Up. Allora ragazzi, anche oggi super puntatone, come sempre dalle 15 alle 16 su DJ TV The Flow. Allora ragazzi, oggi abbiamo un botto di ospiti, un botto di artisti, un botto di amici della scena. E a proposito di scena, iniziamo parlando della scena hip hop rap romana. Salutiamo tutti i romani all'ascolto, tutti i supporter di Roma. Allora, la scena romana, che nel corso degli anni insomma ha sfornato sempre grandi talenti, vecchia scuola, nuova scuola, è nata una piccola grande realtà che poi è diventata una piccola grande etichetta. Sto parlando della Oniro Label, trombette per l'Oniro, che nel corso degli anni insomma ha sfornato sempre grandissimi talenti del calibro di Madman, Jamie Tights, che ora insomma sono molto mainstream, anche perché hanno vinto il disco d'oro, li salutiamo, Achille Lauro, che poi è entrato in Roccia Music, fino ad arrivare a gente del calibro di Lolo, Mostro, Jay, St. Travis, NSP. E proprio con noi oggi in diretta, ragazzi, Lolo e Mostro. Non finisce qui, abbiamo una super leggenda della scena hip hop rap milanese, 16K, vecchia scuola, scuola Muretto, super rapper, insomma gli voglio un mondo di bene. Sto parlando di Hans Benz, che è Vincenzo Davian Fossi, che viene qui per parlarci di VIP, vera impronta popolare, insomma ne parleremo nel corso della puntata. Poi ragazzi, a sto giro vi accontentiamo alla grande, anche perché insomma sono venuti tutti i big della scena, no? Sto parlando di Mischilla, sto parlando di Fibra, sto parlando dei Dogo, sto parlando di Marra. Manca lui, insomma, avete capito? Avete capito chi è? Ve lo devo proprio dire. Ce l'abbiamo qui in diretta con noi oggi, viene a battezzare lo studio per la prima volta, trombette, Noiz Narcos. Puntata piena di ospiti, tantissime news. Ragazzi, andiamo con un video e ci vediamo subito dopo. Marco Mix, The Flow. Muah. E ce l'abbiamo qui in diretta The Flow per la prima volta. L'ultima volta era via Skype, a sto giro ce l'abbiamo qui in carne ed ossa. Viene a battezzare lo studio. È The Flow, Marco Mix assieme a Noiz Narcos. Bella Noiz, come stai? Tutto bene? L'abbiamo fatto. Finalmente ce l'abbiamo fatto per la prima volta qua nello studio di DJ TV. Allora Noiz, abbiamo una montagna di domande da farti, perché comunque ci siamo sentiti una volta via Skype, yeah. Questa è la prima volta che vieni, noi cerchiamo di asciugarti il più possibile, cerchiamo in poco tempo. Cerchiamo di accontentarvi il più possibile. Il più possibile. Allora, la prima domanda riguarda proprio un po' il, come dire, il tuo personaggio, il tuo modo di fare, il tuo concept, la tua attitudine. Tu comunque nei brani hai sempre spinto, poi dimmi se sbaglio, una sorta di immagine, messaggio legata al concetto di live fast, die young, no? Un po' vivi veloce, muori giovane, no? Il concept, io intendo come tipo di attitudine. Sì, sì, sì. Però li fast dai anche a un certo punto, nel senso che ci sei da un bel po' di tempo. Ci abbiamo, abbiamo raggiunto una certa età, per cui no, magari. No, no, però è una super carriera comunque, suoni in giro, mille mixtape, mille lavori. Sì. In poche parole, tutto si riduce a questa domanda. Come è impostata la tua carriera fino ad oggi? La mia carriera fino ad oggi come l'ho impostata? Io ho cercato di fare le cose abbastanza ponderatamente, nonostante l'istinto che è stato il primo a guidare le cose che ho fatto, quindi agivo molto più distinto, cercavo semplicemente l'impatto e di lasciare il segno come si fa nei graffiti, come si fa in altre discipline. Col tempo ho cominciato a pensare che se le cose uno le vuole far durare e devono andare bene, bisogna calibrare bene le scelte. Quindi sia le scelte dei vari dischi da fare, sia le varie collaborazioni, singoli e compagnia bella. Quindi il discorso che dicevi tu è andato bene fino a un certo punto, anzi ho fatto pure una canzone che si chiama Too Old to Die Young, tra l'altro. Okay. Quindi arrivati a un certo punto arrivi pure a dire che comunque uno ritorna indietro sui suoi passi e cerchi comunque di fare delle scelte buone, anche perché dopo tempo a questa parte
è possibile lavorare con queste cose, a differenza di com'era all'inizio, che era semplicemente un divertimento. Esatto, poi diventa una cosa più seria, ovviamente più calibrata. Sì, quindi devi un attimo fare i conti e vedere quello che vuoi fare, se vuoi continuare a fare il matto tutta la vita. Esatto, pure. Esatto, esatto. Allora, a proposito di matti, pazzie, bombe, parliamo del tuo disco Monster. Allora, tu ovviamente sei uscito prima con tanti mixtape, molti street hit e non solo, insomma molti album. Monster, molti hanno l'impressione che questo sia, come dire, il tuo album forse più importante. Te confermi? Come la vivi? Insomma? Io confermo, io me la so vissuta così, che di solito negli artisti che seguo, comunque in tanti dischi che mi sono sentito, ci sta questa situazione che il primo disco è quello, la cosa più estrema che fai e che rimarrà sempre nella esatto. storia. Il secondo disco è la bomba, è quando l'artista si mette in ballo. Conferma magari quello che ha fatto. Il terzo anche disco è un punto difficile. Se riesci a fare bene anche il terzo disco, vuol dire che sta andando tutto bene. Il quarto, di solito, è una carriera di un artista, quarto album solista è flop, quello che non ti piace mai. Quindi sono contento che invece sono riuscito a fare un album per quarto che ha cambiato parecchio, ha fatto un pochetto un salto di qualità, comunque mi ha portato in altri posti, anche ha allargato un po' il sì, bacino di utenza. È sempre lo stesso noise, però ci sono delle sonorità un po' più esatto. mature rispetto anche esatto. a quelle vecchie, infatti si sente molto. Come mai hai deciso di fare la Reloaded, la versione Reloaded di Monster? La versione di Reloaded è stata una proposta di Sony, visto che era distribuito da Sony, visto che è andato molto bene comunque contro le aspettative e stavano finendo comunque le copie stampate, i numeri che avevano fatto, quindi mi hanno proposto appunto, come si usa fare adesso, di fare una versione una sorta di ricaricata, deluxe. Dei deluxe con delle cose in più, e devo dire che non ci ho messo manco troppe cose, sono solo 4 pezzi in più, di cui 2 remix, quindi è una cosa abbastanza, anche perché non volevo snaturare troppo il disco, comunque già c'aveva una sua impronta lì, un suo concept dall'inizio alla fine, non volevo aggiungere troppe cose e per questo l'ho fatto, insomma, per ricaricarlo con un paio di pezzi in più, per cercare comunque ancora di incrementare il disco, di continuare a farlo andare per fare in continuo. Sì. Perfetto. E invece per quanto riguarda i nuovi progetti, noi abbiamo visto un po' comunque anche sui social le foto insieme a Frizzone, salutiamo bella Frizz the Cat. E a cosa stai lavorando? C'è qualcosa di nuovo in ballo? Stiamo lavorando a un disco che all'inizio doveva essere un EP, ovvero un prodotto un pochetto più ristretto, più corto. Chiaramente ci siamo fatti prendere la mano, visto che comunque prima di tutto a livello umano ci siamo conosciuti e ci siamo trovati bene. Esatto, io proprio anche questo ti volevo chiedere, ne approfitto, 2 domande in una. Com'è nato il rapporto con Frizz? Perché comunque lui ti ha chiamato molte volte per il suo album, cioè in senso vi vedo molto assieme, sì, le foto. Con Frizz è andata così, che praticamente io lavoravo a Monster e stavo ascoltando parecchi produttori e parecchie basi, visto che comunque la ricerca delle basi è una cosa molto lunga del lavoro mio, ci perdo un sacco di tempo. Credo che tra le varie picchiate a Milano ho conosciuto Frizz a qualche serata, probabilmente in cui suonavo, a cui lui era venuto e ci siamo conosciuti. Al che io ho chiesto una base per Monster e lui mi ha mandato niente proprio di meno che My Love Song, che è una delle basi che sì, mi piace di più. Sì, pezzi anche più apprezzati, esatto. Per quanto è uno stile che comunque non è che io ho fatto più di tanto, comunque cerco sempre di via basi di un altro impatto. Sì. Da lì ci siamo trovati molto bene come persone, ci siamo frequentati, quindi da lì mi ha chiamato lui per il disco suo, abbiamo fatto With or Without It, abbiamo fatto il video e da là, che ti dico, ci siamo frequentati parecchio, abbiamo detto senti, a me non mandava dopo Monster un'altra volta ad imbarcarmi in un altro disco solista, perché vuol dire stare un anno con i nervi tesi e non mandava dopo tutta la fatica di Monster. E respirare un attimo magari. Quindi così dividi un po' le colpe per 2 persone e quindi diventa una... Onesto, ci sta. Diventa una cosa più tranquilla da mandare giù e da produrre. Comunque abbiamo cominciato, siamo partiti per Amsterdam a registrare i primi pezzi, abbiamo detto senti andiamocene tutte e 2 un attimo da qua perché c'è troppo casino, ce ne andiamo a Amsterdam tranquilli. Avevamo già delle basi che avevamo scelto, abbiamo registrato i primi 4 pezzi lì a Amsterdam. E dopodiché ci siamo messi al lavoro gradualmente, lavorando anche insieme sulle basi, partendo dai campioni. Proprio assieme in studio. Assieme, cioè lui sta sulle macchine, io posso di qualche... Magari gli porti le idee, magari. Le posso di qualche idea con tutto e lui non mi capisce perché dice io non ti capisco quello che mi vuoi spiegare, però sembra che siamo arrivati a... Alla fine buoni risultati. Ottimi risultati, abbiamo confezionato bei pezzi. Grande. Fino adesso siamo arrivati quasi a 10, credo. Perfetto. Faremo 10 pezzi. La paura, grande Frizzone, lo salutiamo. Allora, non possiamo non citare Truce Clan, perché comunque se diciamo Noiz, diciamo Truce Clan. Yes. Ma com'è che quando si parla di Truce Clan, ad esempio anche sul web, dietro c'è una speculazione che neanche gli illuminati. Cioè, nel senso, come stanno le cose? Come stanno le cose? È sempre stato un gruppo che
ha terrorizzato la gente da quando abbiamo iniziato a fare le cose. Tutti i veterani del rap hip hop italiano erano, gli piaceva questa cosa, ma li vedevo che erano molto spaventati e non la gradivano per anche questa entrata prepotente del Tucci Clan. I primi anni sono stati da paura bellissimi per noi, perché comunque abbiamo anche siamo anche riusciti a dimostrare che, oltre a tutto il casino che facevamo sul palco in giro e oltre alla cattiva nomea che avevamo in giro per Italia, comunque facevamo parecchi prodotti, facevamo parecchi rischi, eravamo tanti. Avete sempre demolito i palchi. Abbiamo sempre demolito i palchi, era un po' che non si vedeva comunque un gruppo così grosso. Stile Wu-Tang, forse non si era proprio mai visto in Italia. Esatto. Quindi al di fuori dai vari gruppetti che salivano sul palco timidamente c'era sto gruppo de punk più o meno che saliva. Con le mazze, no scherzo. No, con le mazze. Con le mazze, no non si scherza. È capitato di salire mascherati con le mazze. Perfetto. E niente, quindi i primi anni sono stati burrascosi così, però comunque abbiamo tutti prodotto un sacco di dischi singolarmente e collettivamente, quindi vuoi o non vuoi c'è nella musica anche questo, quindi esatto. È cominciato a piacere, è cominciato sempre bene. Ad oggi il Tucci Clan è sempre composto dagli stessi elementi, tranne un elemento che è stato cacciato fuori dal gruppo per cause sue, per problemi interni al gruppo, e gli altri comunque sono ancora tutti attivi e presenti nel crew, chi più chi meno, perché chiaramente alcuni hanno un lavoro parallelo, non fanno tutti i cantanti. Esatto. E comunque sì, siamo chiaramente, non suoniamo più, abbiamo fatto qualche data anche ultimamente un po' riunita così, però sì, molto poche rispetto a prima, ci sta chi va più avanti e chi... E attualmente le cose sono così, siamo un attimo che ci siamo preoccupati meno del crew e tutti si sono preoccupati di più di cose singolarmente. Comunque il Tucci Clan è un crew che è nato nel 2005, fai conto, quindi voglio dire, siamo nel 2015, in 10 anni, nella vita di 10 persone possono succedere tante di quelle cose che non c'è idea. Quindi chiaro, tenerle insieme, tenere saldi dei progetti, portare avanti i progetti diventa veramente complicato. 10 persone in 10 anni di vita con tutti i problemi che abbiamo. Non è mai facile, ma anche nelle crew grandi in America. Ma manco nelle crew di 3 persone, quindi immaginate di 10. Sì. Quindi la situazione del Tucci Clan è quello, il crew c'è, siamo tutti amici, siamo nessuno a parte chi non c'è più, siamo tutti in buoni rapporti. Perfetto. Chiaramente ognuno lavora un po' più. Te l'ho chiesto apposta perché magari il buon fan che si rispetti dice: Don Lloyds in televisione, e voglio sapere. Vorrei vedere tutti. Vabbè, è un po' che non ci muoviamo tutti in branco come i lupi, però siamo tutti amici. Ci sta, inizio da paura con Lloyds qui in diretta, rimanete lì incollati al teleschermo, adesso ci vediamo, ci sentiamo, una bombetta e ritorniamo sempre qui con Lloyds, Marco Mix The Flow. Yes, eccoci sempre in diretta, siamo a Noiz, Narcos, NN nel posto. Abbiamo sentito, abbiamo visto, più che altro sentito perché non era il video ufficiale ovviamente, questa super collaborazione con Stock e Mad Buddy, li salutiamo, Palermo Centrale, Alimenta Struggle, chi più ne ha più ne mette, sempre un piacere. Perché comunque ci ha, come dire, sorpreso in un certo senso. Non avremmo mai accostato il rap di Noiz, no? A un rap molto diverso, con uno stile un po' più diverso. Come è nata questa collaborazione? Allora, questa collaborazione è nata e in tempi molto addietro, ti parlo forse del 2003, quindi veramente un'epoca fa, forse proprio 2005 quando nasce il Tucci Clan, incontrai Buddy a Roma. Uh-huh. E per qualche motivo e ci siamo conosciuti. Io tatuavo al tempo, si iniziava a tatuare. Uh-huh. Lui già sta in fissa di tatuaggi, quindi è venuto a casa mia dove io c'avevo un piccolo studio, l'ho tatuato, ci siamo conosciuti e siamo diventati amici, ci siamo tenuti un po' in contatto per tantissimi anni senza mai né sentirci né collaborare, comunque così ci incontravamo piacere. Per piacere. Esatto. E con Sciocca invece erano tantissimo tempo che parlavamo di volevo cantare su una base sua, io comunque pure lui lo conosco da un botto, mi sta mega simpatico e mille volte abbiamo anche provato, però forse non abbiamo trovato la base giusta e il momento giusto storico per fare questo pezzo. È capitato che stavano lavorando al disco, mi hanno appunto chiamato, mi hanno contattato per fare questa cosa, conoscendoli comunque, avendoli conosciuto tutti nel tempo e reputandoli artisti validi. No, è nata in maniera molto piacere, sì, tra l'altro il pezzo mi piace molto, è uscito un bel pezzo e anche il disco loro l'ho sentito comunque. Sarà con Radio, super figata, quindi possiamo dire che Noiz si ascolta anche un tipo di rap un po' più backpacker, no? Un po' più soft. Io ascolto una musica, guarda, se uno è bravo a me ci può avere pure i capelli rosa, non mi interessa. Ci sta, giustamente, ma a proposito di capelli rosa, gusti musicali, anche qui il buon fan che si rispetti giustamente si chiede il suo artista preferito cosa ascolta nel tempo libero. Io so, e comunque lo posso intuire anche dalle grafiche, dall'attitudine, che te sei anche un po' in fissa con rock, metal, un po' Iron Maiden. Sì, sì. Da, vabbè, quando ero pischello, chiaramente. Cosa si ascoltano Noiz, Narcos nel tempo libero?
Ma ormai c'è sta cosa di mettere lo shuffle di Spotify o di queste cose qua che comunque ti portano a non conoscere mai a fondo un disco come una volta, capito? Quindi sei talmente tanto bersagliato da 2000 cose che tendi a fare gli shuffle, a skippare, e quando ti piace una cosa la stai lì ferma, te la ascolti. Un po' di tutto, sto cercando di ascoltare anche queste cose un po' più moderne per cui vanno in fissa tutti. Devo dire che è un po' uno standard di rap che non mi fa impazzire, okay. Però comunque molte cose nuove che stanno uscendo di cui mai avrei pensato che mi potessero piacere, comunque mi sono ritrovato ad ascoltarle, a scaricarle, mi sono scaricato persino Rich Homie con gente Rich Homie qua, per farti capire il livello, cioè che con la roba mia non c'è, ci sta. Sono arrivato a sentirmi pure quella roba, ci insomma, sta, quindi, ci sta, grande noise, vario morto. E comunque io so, perché ti ho visto anche in giro parecchie volte, che tu hai bazzicato, o meglio bazzichi, tra Roma e Milano, no? Vabbè, tu sì. Ovviamente la tua città natale è Roma, esatto, comunque ti vedo molte volte anche agli eventi qua a Milano. Ok, ma secondo te c'è ancora la differenza di cui parlavano tutti un po' di tempo fa? Cioè che la scena milanese vista come quella mainstream, quella romana come quella underground? Guarda, c'è una differenza? Non c'è? Tu come la vivi da romano? Fortunatamente questa differenza posso affermare che non ci sta più proprio minimamente. Prima si sentiva di più. Prima si sentiva di più, prima mai era possibile che un rapper, che un ragazzo romano si sentisse un rapper milanese come che un rapper milanese si sentisse un rapper napoletano. Erano cose che erano proprio fuori da... Esatto, immaginabili. No, non credo che sia, credo che adesso sia veramente abbattuta sta cosa, forse è rimasta un po' legata solamente a ambienti del calcio, sì. Cose del genere. Nella musica penso proprio che sono state abbattute, comunque viene riconosciuto il talento di una persona, se uno è bravo non c'ha città, comunque adesso piace. Esatto, c'ha la bandiera sua, chiaro, però. La bandiera sua ed è giusto mantenere le radici e rappresentare per il posto da dove vieni. È figo pure che comunque io mi posso sentire un rapper di un'altra città senza per forza dovermi sentire. No, tu stai andando di là per perché fortuna, di quella città. Esatto. Per fortuna no, credo che questa cosa non... Perfetto. Invece per quanto riguarda il fattore live, tour, sei in giro, in store, cosa stai facendo adesso? Tour, siamo nel tour di Reloaded Monster appunto, e abbiamo già fatto 7-8 date, se non mi sbaglio ce ne abbiamo un'altra decina. Abbiamo fatto belle serate in 3 mesi, fino a fine gennaio siamo in giro. E prima stavamo in tour con Monster, prima stavamo in tour con Ghisa, è una vita che stiamo in tour. Purtroppo io per la... gran parte del mio lavoro è grazie ai concerti e ai live, non essendo uno che vende milioni di dischi, chiaramente il mio lavoro primario resta nei concerti ed è anche quello che mi piace di più. Comunque, esatto, comunque contatto con le persone, tutto mi piace performare, mi piace stare in giro, ma no, io sto sempre in un posto fisso, quindi per me stare in tour è fondamentale, ci sguazzo benissimo. Noiz, come ti vedi tra 10 anni? Minchia. Minchia? Minchia milanese. Vedi. Tra 10 anni come mi vedo? Non lo so, spero di vedermi ricco con un sacco di soldi, una bella villa. Trombette. Una moglie. Una bella moglie, 2 figli. Ale. E via, Mulino Bianco mood. No, Mulino Bianco no. In qualche paese del Sud America, a godermi il sole. Ci a sta. Continuare a produrre musica magari diversa, magari in altre. Comunque, insomma, questo è il mio obiettivo. Perfetto. Okay. Grazie di cuore per essere Grazie stato te, qui. La prima volta hai battezzato lo studio. Grande NN, Noiz Narcos nel posto. Rimanete incollati al televisore. Abbiamo Vincenzone, Davian Fossi, Low Low e Mostro. Andiamo. Yes. Salutiamo ancora Noiz Narcos, siete con te. Oh raga, passate un po', mi state rompendo il timpano. Allora ragazzi, ci siamo persi un po' con Noiz Narcos, contenti per la prima volta qui in diretta The Flow. Adesso fra poco abbiamo Enzone, già lo sentite. Blotti, grande Enzone. Facciamo una bella chiacchierata. Allora, però ci siamo persi a chiacchierare e non abbiamo lanciato la domanda del giorno. Oggi è semplice, quindi bombardatevi, prendetevi insomma iPhone, quello che avete, MacBook, PC e tenetevi lì pronti. Ci siete? Qual è stato il disco, secondo voi, più bello del 2014? 3, 2, 1. Rispondete a chiocciola The Flow _ DJTV su Facebook, su Twitter. Mettete like alla pagina di The Flow, di Mixup, insomma, supportate. Ragazzi, vale per ogni paese, eh? Il miglior disco per voi rap magari è stato della scena marocchina, della scena francese, italiana, americana, insomma... Non solo italiana, chi più ne ha più ne metta, decidete voi, vedete voi. Ok ragazzi, avete tempo per rispondere alla domanda.
Dopo abbiamo l'intervista con Enzone, poi con calma leggiamo tutto, rimanete incollati al televisore, andiamo con un video, ci vediamo dopo. Yes. Hai solo due problemi come la Murcielago, Marco Mix e Enzone in diretta The Flow. Bang, bel Enzone, come stai? Tutto a posto, è sempre un piacere. Vincenzo D'Avianfossi qui con noi, Murcielago abbiamo appena visto e sentito. Allora, come stai Enzone, tutto bene? Benissimo, mi hai fatto svegliare presto stamattina. Colpa mia? Di solito mi sveglio alle 3 di pomeriggio. Però ci sta, vabbè. Allora, io partirei subito parlando del tuo album. Dopo 6 anni, da allora d'aria, no? Sì. Che tra l'altro è diventato un piccolo grande, anzi grande classico nel milanese, non solo, proprio nella scena, anche perché da lì sono usciti poi grandi talenti, insomma grande hit, bombissima, ci siamo cresciuti. Cartier ancora ogni tanto. Vabbè, scherzi a parte, appunto sono passati 6 anni, adesso è uscito VIP. Come mai ci hai messo così tanto tempo? In realtà non ci ho messo tanto tempo, devo considerare che nel frattempo ho fatto una cifra di collaborazioni. Ah, quello è vero. Sì, sì. È uscito anche la compilation Dogo Gang, vari sì. progetti, presente sul disco di Marra, su altri, c'era Noise prima anche su progetti con lui. Quindi in realtà per fare un altro disco mio ho dovuto trovare la giusta dimensione di Vincenzo, per capirci, no? Sì. Perché comunque poi l'etichetta era quella del gangster rap, io non è che sono soltanto quello, cioè un po' troppo cinematografica. Ma si sente anche nell'album che non sei solo quella infatti, roba lì. Infatti il disco nuovo VIP è proprio a 360 come struttura del progetto. Sì, sì, sì. C'è il pezzo che comunque mantiene la parte dell'ora d'aria, c'è il pezzo, il brano invece che piace a tua madre, per dire. Sì, c'è sì, che vede lì. Che copre diverse fasce sì, d'età, esatto. Perché io sono tutto, cioè io sono quello. Non accettavo l'etichetta di essere soltanto quello cattivone, che, con la voce grossa e bassa. Anche il padrino dai bacini ai bambini. Esatto, allora dopo parliamo anche insomma di come è concepito l'album e tutto il resto. Io vorrei partire dal titolo, che è figo, l'acronimo, il gioco di parole, che non sta per Very Important People, ma VIP, vera impronta popolare, come avrete capito, fighissimo. E certe situazioni in cui sei cresciuto te, no? Certi ambienti hanno, come dire, maturato in un certo senso un punto di vista diverso sulla vita, che magari vivono altre persone in altri ambienti. Sì, sicuramente, ma mi ha portato prima a crescere. Sì. Cioè, certe situazioni in cui vivi, ci sono situazioni che ti segnano. Ti segnano, ma anche se non le vivi direttamente su di te come persona, perché magari capita un tuo amico, ci sono dei microcosmi. Io sono comunque. Cioè, sono cresciuto a Milano dove c'era questa roba della casa popolare che era proprio. Si sentiva. Progetto americano, capito? Sì. Era proprio così. E quindi si è addestrato, tra virgolette, le grandi, dalle vecchie, come si dice a Milano. E niente, vedevi anche le cose, capivi come dovevi vivere. Sì, come adattarti, come dovevi gestirti per sopravvivere, perché era un periodo un po' particolare. Oggi Bianfossi è molto più bella, eh. Sì, non è l'Anfossi di un po' di anni fa. Tutta illuminare. Esatto, adesso è tutta bella, sembra un altro mondo per certi aspetti. E invece per quanto riguarda l'aspetto un po' più tecnico, quindi delle produzioni, poi dopo approfondiamo ancora meglio. Come hai detto te, è un progetto a 360 gradi, comunque ci sono produzioni diverse di un certo tipo, alcune un po' più impegnate, altre un po' più ignoranti, come è giusto che sia nel rap game, nel rap italiano, americano, ovunque. La cosa figa è che ci sono dei beat molto epici, che piace anche a me, che magari si intoni, il ritornello si apre. In poche parole, come è avvenuta la scelta delle strumentali di beats e con quali produttori lavorare? In realtà io cioè, con DJ Andri, che è questo ragazzo nuovo che... Salutiamo, grande Andri. Salutiamo un capo. Tra l'altro è entrato anche in Dogozilla, quindi è una conferma delle sue capacità. E mi sono trovato, ho beccato lui, ho capito che c'era quel filo, parlavano la stessa lingua. E infatti metà del progetto è tutto prodotto da lui. E ovviamente poi non volevo perdere quello che avevo recuperato fino a quel momento come gusto musicale, quindi la conferma di Don Joe ci doveva essere per forza. Quello doveva essere per forza, non perché è Don Joe, ma perché è un capo. Perché comunque molti tuoi pezzi famosi, conosciuti, sono stati prodotti da lui, è andato quel gusto lì. Certo, poi ho scelto, cioè poi ovviamente girando l'Italia, perché comunque anche non uscendo fuori quel disco, comunque ero sempre in giro a suonare. Ho beccato anche altri produttori, tra cui Desmond Mutis, che comunque facevano prima trap, quindi
Mi ho detto, mi faccio anche questa roba qua, bravo, un po' più, capito? Anche per mettermi alla prova, sì, per trovare quel lato mio che non conoscevo. Perché io quando faccio un disco, cioè, cerco di trovare quello che è nascosto dentro di me, non quello che vorrebbero gli altri. Esatto, anche perché sennò non si identifica ovviamente. Allora si vuole un'altra roba. Esatto, allora ti ascolta un'altra roba. Sennò diventa, bravo, sennò diventa una compilation. Allora. Esatto. E sei soddisfatto di avere un prodotto popolare? No. Sì, sono veramente soddisfatto, il disco sta andando benissimo, un ottimo riscontro, da gennaio in poi partiremo con un tour, stiamo cercando di capire dove andare, perché io sono particolare sulla scelta, non è che vado lì perché è bello il posto, lì perché ci sono più tipe. Giustamente, ci sono più tipe, quindi scrivetemi. Scrivete a Vincenzone. Sulle mie pagine. ci sta. Allora, Enzone, rimani qui, anche voi rimanete lì, perché adesso andiamo con un video e ci becchiamo sempre con Vincenzo Davian Fossi, VIP nel posto. Senza te, Vincenzo Davian Fossi, Hans Benz featuring Loretta Grace. Il video questo girato a? Parigi. A Parigi, insomma, Enzone che gira dappertutto, è figo, dà un gusto diverso ad ogni video. VIP, eccolo qua, acquistatelo, vera impronta popolare. Il regalo più bello che puoi fare a Natale. Super rima. Allora, tra l'altro, appunto, prima parlavamo di ancora, album a 360 gradi, un album vario, non il classico magari Enzone come te l'aspetti, bello cattivo. Insomma, un Enzone romantico, addirittura TG.com, che è una super fonte, ha esordito dicendo, condividendo il video, dicendo vi mostro il mio lato romantico. Confermiamo? Sì. Confermiamo. Cioè, vabbè, romantico, cioè, ovvio, per sempre quel discorso di prima. Figo, tra l'altro, sì. Molto figo. Vabbè, cioè, ognuno di noi c'ha un lato romantico, no? Questo qua, cioè, non è che puoi fare sesso con la tua tipa. Devi fare l'amore, quindi automaticamente devi essere un po' più romantico, no? Esatto, e quindi escono bombe. Quella è anche la scelta della location di Parigi. Bellissimo. Tra l'altro io conosco benissimo, che sono 20 anni che vado a Parigi, quindi... La voglia. Dai tempi del muretto. Ma da prima ancora, quando facevo le mosse. Ok. Allora, ritornando a parlare di, insomma, target, persone, arrivare alla gente, emozionare. Come hai detto tu prima, comunque, te hai cercato di, in un certo senso, di stupire anche per dire... gente grande, no? Un genitore, il bambino, il ragazzino. Sì. E infatti l'impressione è proprio quella, nel senso, tu mi hai anticipato, io volevo dirtelo, l'impressione ascoltando il disco, che appunto ti dicevo me l'hanno rubato i miei amici, me lo devo far ridare adesso, che comunque... Che brutti amici che hai. Madonna, veramente. Vabbè, comunque, che tu abbia avuto, come dire, l'intenzione, la voglia di arrivare non solo ai ragazzini, quindi al classico 15enne, 18enne che sa faccia il rap, ma anche a gente più grande, più adulta, confermi? Sì, confermo, ti dico anche perché. Comunque abbiamo notato che oggi sono una cifra di format televisivi dove comunque la musica rap, hip hop è ben salda, ben attaccata a quella roba lì. Si è chiuso di X Factor, per intenderci, no? In giuria vedere comunque un rapper, capito, è già un passo avanti. Abbiamo sudato tanto per arrivare a questo punto, ovviamente. Il dubbio mio qual era? Il genitore del ragazzo che compra rap, no? Cioè, che cioè, deve capire un po', no? Allora, in quel ragionamento là, ho pensato di fare anche un brano che per me è importante, il brano tipo quello con i miei genitori, che mi hanno, cioè, anni 70, dove racconta la storia dei miei genitori. Quindi quella roba lì, se un genitore l'ascolta, sicuramente rivede Milano negli anni 70, capito? Esatto. E quindi capisce che il rap non è solo la musica dei giovani, faccio, no? Esatto, quella musica lì, là, quella roba là. Quella roba lì, quella yo-yo, pantaloni. Capito? Ma alla fine il disco più è vario, comunque più è figo e più arriva alle persone, a prescindere poi del... è sempre stato così, quindi da paura. Era la mia esigenza quella di fare un brano. Esatto, del genere, quindi è venuto da Dio, a voglia, grandissimo Enzone. Invece vorrei parlare un attimo, ne approfitto, di Gue, perché io ho visto che comunque lo salutiamo, bella Gue, che Gue comunque si è fatto molto sentire nel lavoro dell'album. Io ho visto molte foto in cui lavoravate assieme, lui che condivideva la tracklist, insomma, certo, quasi certo. Agito quasi come un direttore ma artistico. Ma in realtà, sì, come, no, che quasi, ruolo lui era è stato il direttore. Che ruolo ha avuto Gue nel progetto? Guarda, Gue, come anche nel primo progetto, considera che anche Lora Dale è sempre stato lui a dire fai il disco, perché sono un po' comunque mi devi tirare dentro a fare queste robe, no? E in realtà il secondo disco volevo farlo nel momento in cui ho fatto i primi brani,
ovviamente ci siamo beccati con lui, ha sentito, mi stimolava, poi eravamo in tour insieme, ha fatto un anno e mezzo di tour insieme a quei pechini. Esatto, quindi, visto anche, sì, ci siamo incontrati. E niente, lui si è proposto come per seguire il progetto e l'ha seguito fino in fondo, ma non per un discorso di amicizia, ma perché comunque gli piaceva il progetto. Esatto, gli piaceva. E quindi mi è piaciuta anche sta roba, molto. Capito? Vuol dire che comunque stavo facendo qualcosa che aveva un riscontro. Perché io ovviamente al primo riscontro, penso che anche te quando fai un brano, la prima roba, ti deve piacere a te. Esatto, poi cerchi prima, magari un attimo poi consenso nelle persone fidate. Vicine, sì, a voglia, un classico, pubblico, un classico, un classico. Allora, Enzone, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. VIP, vera impronta popolare, acquista, mi raccomando. Ce la fai un Enz Benz cattivo? Ok, zio, vai. 3, 2, 1, via. Enz Benz, io! Oh, trombette! Grandissimo, grazie Enzone, è sempre un piacere, davvero. Ci vediamo dopo nel dietro le quinte. Andiamo con la pubblicità, ci becchiamo dopo con Low Low e mostro da paura del flow. Enzone, vai! Ra! Bentornati a The Flow, salutiamo ancora Enzone, Vincenzo Davian Fossi, grazie ancora Noiz. Adesso due giovani amici coetanei, sto parlando di Low Low e mostro. Avete appena visto Low Low che si agitava e rappava. Ma vogliamo vedere meglio chi sono? Fede, ci sei? Andiamo. E insomma, dopo questo mio primo piano così che stavo mezzo dormendo, ce li abbiamo qui in diretta The Flow finalmente, Low Low e mostro. Ciao, ciao ragazzi, come state? Dopo tanto bel tempo ci ribecchiamo in diretta, questo è un buon segno, figata. Allora ragazzi, io vi tengo qua, adesso vi faccio le domande, però prima noi abbiamo lanciato la domanda del giorno, no? Noi ogni puntata lanciamo una domanda, no? Ai telespettatori da casa. Quella di oggi era: qual è stato secondo voi il miglior disco del 2014? Adesso leggiamo le risposte, no? Poi arrivo a chiederlo anche a voi. Scusate, vi rubo un attimo un po' di tempo. Allora, ci sono già le grafiche. Alessandro La Rocca dice: Orchidee per l'innovazione che porta. Raga, mi devo girare a 360 gradi. L'innovazione che porta è la verità musicale che porta. In Italia nessuno fa cose del genere ed è quanto basta per portare al primo posto l'album di Gammon. Neanche Non siamo più quelli di Mephist, Entropia 2, Fantastica illusione, non scherzano. Insomma, beh, ha citato album molto diversi tra di loro, però vabbè. I gusti sono gusti, salutiamo anche Gammon tra l'altro. Vediamo l'altra risposta. Luca Miraglia dice: Monster Reloaded, tra l'altro di Noiz, gli abbiamo fatto l'assist. Mi è piaciuto molto, soprattutto mi ha scimmiato il remix con Salmo alla batteria. Spacca perché ha un gusto particolare e unico. Lui è un po' più hardcore di gusti, Luca. Abbiamo un'altra, raga, ne leggiamo tre perché sono troppe. Cioè abbiamo troppe domande. Allora, Luca Massafra dice: Nella bocca della tigre, lui spiazza tutti con questa risposta, di Mondo Marcio, lo salutiamo. Il più rivoluzionario sicuramente, beh, forse è stato quello un po' più sperimentale, no? Comunque con i campioni di Mina, insomma, ormai ne abbiamo parlato fino all'esaurimento nervoso. Grande Marcio. Ma adesso ancora trombette, perché abbiamo con noi in diretta Low Low e mostro. Allora ragazzi, ci siamo, Vedo un po'. No, bomba. Un po' stanchi dal viaggio, ma una bomba. So che comunque siete in giro, state facendo un bel po' di cose. Ma da quando è uscito il disco che non dormiamo più. Adesso siamo nel pieno del tour. Avete voluto la bicicletta. Esatto, lo diciamo sempre. Esatto, esatto. Allora, ragazzi, siete contenti del successo che state riscuotendo? Perché comunque. Alla grande, raga, pian piano, come ha detto la Fede nel video di presentazione, tu già hai riconosciuto per le tue robe, in un certo senso abbiamo anche iniziato assieme. Tu dopo sei nato dopo artisticamente parlando, ma Low Low degli NSP, mostro, è nato dopo, ma vi conoscevate già, insomma, com'è nato il tutto? Spiegatemi. Vuoi iniziare? Vai, diglielo, spiegaglielo tu inizialmente. Tanto fa un discorso. Allora, la nostra amicizia, come dire, è cominciata da prima del rap. Poi cosa è successo? Io ho portato avanti il mio percorso, abbiamo sempre continuato a scrivere parallelamente. Sì. Per un certo periodo ci siamo comunque, non dico distaccati, ma abbiamo lavorato parallelamente. Cioè lui lavorava le sue cose, io lavoravo con NSP. Poi a un certo punto ci siamo ritrovati nella stessa etichetta, in una posizione in cui ci conoscevamo da amici, da veramente amici per la pelle e tutto. Abbiamo deciso che era quasi assurdo non realizzare un progetto insieme, insomma. E poi lo sentiamo proprio che era arrivato il momento di poter fare una cosa insieme, che arrivasse a tante persone, che ci permettesse comunque di fare un po' il salto di qualità. Salto di qualità, esatto. Anche per affinità artistiche, insomma. Vabbè, comunque sì, l'attitude è anche quella, forse perché siete cresciuti assieme, quindi sì. Il modo di rappare. Cioè, abbiamo proprio la stessa idea di rap, magari è diverso modo di approcciarsi, chiaro, quindi è quello chiaro. Che ci rende particolari, però l'obiettivo è lo stesso comunque. E quindi in definitiva, scusate per il sangue, com'è nato? Cioè anche l'idea, il titolo, il concept, com'è nato, com'è venuto? Vi siete riuniti voi guarda, due? Guarda, abbiamo avuto, cioè è stato tutto molto velocemente, perché i tempi erano stretti, avevamo deciso di uscire
uscire il prima possibile, quindi abbiamo delineato prima il modo in cui volevamo uscire, no? Sai, proprio l'attitudine, questo, di conseguenza è per questo che abbiamo scelto questo titolo, qualcosa rimandasse proprio a qualcosa alla cruenza della scrittura, qualcosa di bello violento. Lo stesso motivo del perché abbiamo fatto L'origine del male come primo singolo, perché volevamo proprio intrometterci a gamba tesa. Bam, così proprio. Esatto. Esatto. Quindi com'è nato? Molto brainstorming iniziale e poi basta, 2 mesi in studio, chiusi così tutto il tempo. Ed eccoci qua. Ci sta, perfetto. Esatto. Da poi siamo arrivati qua. E allora, sono 7 brani, come se fossero, o forse sono, 7 singoli. Cioè, nel senso che comunque sta uscendo un video per ogni brano, sono già usciti tutti, no? Non credo. Non ne sono, sono usciti 3 video. Ok, perfetto. Ma a me dà l'impressione come se ne fossero già usciti 7, perché esce roba e quindi la cosa, certo, si sente, no? La voce gira, da paura. Meglio così, insomma. Ma come sono stati concepiti questi 7 brani? Nel senso, ne avevate, che ne so, già fatti 12? E poi avete scremato, oppure vi siete detti no, ne facciamo 7, devono essere 7 singoli? Guarda, noi puntavamo moltissimo alla qualità, cioè c'è stato un lavoro quasi ossessivo dietro ogni singola rima, ogni lirica, ogni incastro. Noi curiamo moltissimo l'aspetto tecnico del rap, chiaro. Quindi di conseguenza abbiamo preferito lavorare su un progetto, come dire, all'inizio più piccolo, che però ci desse la possibilità di esprimerci al 100%. E di far capire anche di che cosa stavate parlando. Esatto. Realizzando appunto ogni canzone come un singolo, appunto, proprio perché per rimarcare la potenza del nostro per rap. Per dare un carattere, un colore proprio a ogni pezzo, in modo tale che comunque, nonostante fosse un EP da 6 tracce, risultasse, sì, proprio, esatto, complesso, cioè ogni pezzo un mattone. Studiato, poi di una cosa. Esatto, esatto. A proposito, una domanda classica, no? Che è molto basic come domanda, però ve la faccio perché magari la gente da casa se lo chiede. Già adesso mi avete spiegato un po' come lavorate, ma i testi proprio come nascono? Cioè, nel senso, vi ispirate ad esempio. Abbiamo un cinesino in un armadio che ci spiega. Le scimmie, cioè abbiamo una stanza. Ok, però no, scherzi a parte. Trombette. Come nascono i testi? Ma noi facciamo, cioè un, no, allora noi facciamo tanto brainstorming anche con il nostro produttore, che salutiamo, Yoshimitsu. Okay, e quindi con lui curiamo tantissimo l'aspetto musicale, l'aspetto delle melodie, dei ritornelli. Per quanto riguarda i testi abbiamo un approccio molto diverso alla scrittura. Io vengo dal freestyle, tu mi conosci, chiaro, scrivo, chiaro, così. Veniamo tutti dal freestyle. Come un ragazzino secchione il tema, proprio. Okay, sì, sì, sì. Lui per esempio c'ha un apporto diverso, è molto più, pensa le rime, poi le costruisce, certo, crea una struttura. Quindi abbiamo 2 stili che lavorano parallelamente, ma lavoriamo in maniera diversa. Anche in tempi diversi, anche comunque in tempi lui diversi. Però alla fine. Però alla fine quadra tutto, e non so come, però. Siamo riusciti a far scoprire. Era destino che dovete fare qualcosa assieme, insomma, è alla grande, sta andando bene. Esatto. Allora, un'altra domanda, poi lanciamo un video e ci incontriamo sempre dopo. Riguarda un po' la vostra città natale, Roma. Nel senso, prima ne parlavamo anche con Noiz. Molti rapper tendono magari, romani, ma in generale, Napoli, di qualsiasi città, tendono ad andare a Milano, perché magari dicono Milano un po' la New York d'Italia, la vedono un po' così, a Milano faccio successo. Voi invece, cazzo, riscuotete successo e rimanete a Roma, state bene a Roma, avete intenzione, sì, di sì, sai, guarda, il discorso di Milano è vero che comunque è una realtà forse un po' più variopinta rispetto a quella di Roma, che ti offre determinate possibilità. Però per quanto riguarda noi, ora come ora non ci converrebbe venire a Milano, perché il nostro lavoro è a Roma, il capito? Team, cioè Oniro Label, il nostro, esatto, salutiamo, siamo tutti a Roma, voglio assolutamente. Cioè dal nostro manager allo staff, a chi cura le grafiche, a chi cura la regia, siamo tutti a Roma, e andare a Milano è. E poi comunque crearci per noi un rapporto con i fan di Roma, con il nostro zoccolo duro. Sì. È stato importantissimo, esatto, perché per quanto riguarda gli ultimi eventi abbiamo potuto contare sul supporto del nostro pubblico. Per esempio ci siamo esibiti a Roma al Brancaleone, abbiamo fatto sold out. Questo stare appunto nel territorio, esatto, ci ha permesso di costruirci un rapporto privilegiato con i fan. Che prima nascesse da lì innanzitutto, prima di tutto, non, certo, che magari vai in giro e la gente fa fatica. Certo, esatto, noi comunque abbiamo un'identità, poi siamo una realtà italiana, perché, sì, il nostro rap sconfina, non si è mai limitato semplicemente a Roma. Però siamo molto fieri del nostro zoccolo duro, della nostra realtà, chiaro, a Roma, perché ci supporta in qualunque cosa facciamo. Infatti salutiamo i nostri fan. Grandissimo, big up tutta la scena hip hop rap romana. Allora ragazzi, andiamo con un video. Low Low e Mostro stanno bene a Roma. Andiamo, scherzo, andiamo con un video e ci becchiamo dopo con The Flow. Yes. Low Low e Mostro in diretta at The Flow, supereroi falliti. Domanda classica riguardo il pezzo, come è nato il brano. Comunque il concept è figo, il video è super figo, tra l'altro, quindi big up anche al regista, insomma, tutti quanti. È nato da, boh, da un'idea, volevamo fare un pezzo, forse avevamo il titolo prima, avevamo il titolo che ci piaceva, comunque era qualcosa di forte, poi
Partendo semplicemente dal titolo, abbiamo cominciato a scrivere le strofe, l'abbiamo scritte, mi sa, quelle insieme in studio. Un bel risultato comunque. Anche costruire le assonanze appunto con tutto il personaggio del supereroe, fra la figura del rapper e quella del supereroe, ci ha ispirato. Quella invece di quello del, diciamo, della persona rispetto a quello che può essere il personaggio appunto del rapper. Insomma, ci piaceva questo dualismo. È una roba costruita, ma ne valsa la pena, nel senso che è venuta da Dio alla grande. Allora, invece, per quanto riguarda l'aspetto dei live, so che avete anche suonato, scusate, a Milano, è andato da Dio, a Legend. Come è impostato il live? Perché comunque so che ci sono i musicisti, cioè c'è la band, insomma, la reazione del pubblico è positiva, anzi, a bomba. La reazione è stata ottima, abbiamo partiti alla grande con questo tour, sta andando benissimo, dovunque andiamo, abbiamo fatto Foggia con un sacco di gente, il sold out a Roma, Milano, sta andando molto bene. Lo show l'abbiamo preparato, ci abbiamo messo un mese a prepararlo, principalmente il nostro show è diviso, siamo in quattro sul palco, mm-hmm. cioè Yoshimitsu, appunto il nostro produttore, e Manusso, altro produttore che lavora appunto con Oniro e con noi, che salutiamo. Sei sempre tutto in family comunque. Esatto, siamo tutti in famiglia, noi lavoriamo molto a stretto contatto e appunto ci sono diversi cambi scenici, mm-hmm. diverse parti scenografiche anche recitate fra di noi. Alcune parti unplugged. Figa come cosa. Alcune parti molto unplugged, sì, stiamo cercando di fare uno show insomma più completo. Perché anche per ripagare i fan di tutta l'attenzione che ci stanno dando. Cioè, siamo partiti dall'idea che comunque un concerto live non si dovrebbe limitare a tu la che canzone. Proponi le tue canzoni, no? Comunque la gente va a vedere uno spettacolo, quindi un po' di teatralità va bene. Esatto, ce l'avete molto. Ricambia proprio, sì, abbiamo i cambi, le cose così, è divertente, lo show sicuramente è divertente. Raga, scusate, io purtroppo vi devo interrompere perché siamo giunti al termine della puntata. È stata un'ora super intensa, salutiamo i fan di Roma, i fan di Lolo e Mostro. Grazie a Insomma, tutti. Bella raga. The Flow, venerdì prossimo dalle 15 alle 16 su DJ TV, ringraziamo Lolo, Mostro, Renzone e Nice Narcos. Marco Mix, yes.